amici, ma soprattutto cari amiche di Total Photoshop, è il buon Max al microfono e al video ci sono i campioni colore di Illustrator. Voi dite, sì vabbè, ma Max, mettiamoci d'accordo, vabbè che il venerdì qua voi svalvolate sempre un po', ma il tutorial non era su Fireworks? È su Fireworks e c'è un intruglio che prendiamo da Illustrator. Questo perché? Perché molto spesso mi capita, non so, di andare nelle agenzie piuttosto che non quelle di viaggio, quelle di grafica o di pubblicità per fare della formazione, e mi capita sovente che ci siano dei colleghi che, provenendo dalla grafica tradizionale, per esempio ti tirano fuori la questione della serie: ma io ho sempre lavorato in Illustrator e adesso però mi tocca imparare ad usare Fireworks. A prescindere dal fatto che usare Fireworks non è questo grosso dramma, avete visto, è una cosa molto molto semplice. Il problema però per chi proviene da soluzioni grafiche tradizionali è lavorare con i colori che siano quelli e che non ci si inventi magari delle soluzioni approssimative, no? Perché poi più o meno va bene, non va bene se vogliamo fare le cose fatte a puntino. Pardon. Quindi come funziona qua la faccenda? Perché se da buon operatore tradizionale ho sempre utilizzato Illustrator e mi sono ormai abituato a farmi tutti i miei campioncini colore, per cui ho assegnato tutta una serie di colorini che mi piacciono tanto, che ho imparato a gestirmi, a modificarmi, eccetera eccetera, e adesso devo passare in Fireworks e voglio che i colori siano assolutamente identici. Bene, il processo è molto molto semplice. Con il pannello dei campioni aperto andiamo a selezionare il menu a scomparsa e vedete che la penultima voce si chiama salva biblioteca campioni come ASE. Che accidenti vuol dire ASE? Sta per Adobe Swatch Exchange, non Swatch come gli orologi, però è scritto alla stessa maniera. Volevo fare pubblicità occulta, anche perché non c'è danno una lira, quindi Swatch Exchange sta per proprio scambio delle tavolozze, in sostanza scambio delle librerie, delle biblioteche colori, ok? Facendo questa cosa però c'è un però, perché noi possiamo salvare tutte le tinte ma non proprio tutto quello che abbiamo nella libreria. Adesso lo vediamo, facciamolo insieme. Salva biblioteca campioni, io adesso vado a salvarmelo nella cartella immagini e lo chiamerò campioni del mondo, ok? Così almeno manteniamo l'idiozia sempre imperatura nel tutorial del venerdì. Facciamo un bel salva ed ecco qua che salta fuori il nostro buon però. Avvertenza per scambio campioni: al momento lo scambio di campioni contenenti sfumature, pattern o tinte non è supportato, quindi scordatevi di portarvi dietro anche per esempio queste di sfumature. Vi portate dietro solo ed esclusivamente le tinte piene, la tinta unita per intenderci, ok? Non avremo altre possibilità di esportarle in altro modo, se non facendo una serie di acrobazie con CTRL-C, CTRL-V e via dicendo, ma non è proprio la stessa cosa. È un problema? No, in realtà non è un problema, ragazzi, perché quando andiamo a utilizzare pattern, sfumature, gradienti eccetera eccetera in un singolo software, tendenzialmente se andiamo a scaricarli, per esempio, li scarichiamo per l'applicazione specifica, quindi per Illustrator, per Photoshop, per Fireworks. Chiaro è che se abbiamo fatto una libreria che contiene delle sfumature specifiche, come per esempio questa, quello che dobbiamo fare è salvare i colori che fanno parte della sfumatura all'interno della nostra libreria e dopodiché esportarceli, e dovremmo sì ricostruirci la sfumatura in un altro software, ma a questo punto abbiamo comunque i riferimenti dei colori corretti. Andiamo in Fireworks adesso a vedere che cosa possiamo fare
per utilizzare la libreria che abbiamo appena creato. Beh, molto semplicemente dal pannello campioni colore andiamo ad aprire il menu a scomparsa. Scegliamo la voce sostituisci campioni colore. Sostituisci vuol dire che cancelliamo questi e sostituiamo con la libreria che abbiamo appena esportato da Illustrator. Qui avevo già una libreria precedente. Mi apro quella campioni del mondo.ase, faccio apri e vedete che ci ritroviamo esattamente gli stessi identici campioni che avevamo dall'altra parte. Quindi non devo far altro che andare a selezionare i miei oggettini e i colori che mi sono costruito magari all'interno di Illustrator nella libreria precedente e applicarli a tutti gli oggettini che voglio che siano colorati con lo stesso stile e schema di colori. Dal momento che ho finito con tutto quanto questo, posso recuperare i miei colori di default di Fireworks? Assolutamente sì. Riclicchiamo sul menu a scomparsa, scegliamo cubi di colore, pa-bam, e ritorna tutto come una volta. Questo non vuol dire che perdiamo i colori che abbiamo applicato, perché quelli rimangono. Benissimo, a questo punto divertitevi a scambiare colori tra un'applicazione e l'altra. Questo tutorial era dedicato proprio a quei colleghi, a quegli amici, quelle amiche che un po' preoccupati dall'evoluzione continua degli strumenti e delle tecniche si trovavano un po' in difficoltà su certi passaggi. Con questo Max passa ancora una volta come se fosse un frisbee la tavolozza dei colori a voi. Come al solito ricordatevi di non pensare ad un elefante rosa, ma soprattutto chihuahua, e noi ci vediamo al prossimo tutorial.